ragazzi, ciao a tutti. Video su iOS 18, le principali novità, il confronto con iOS 17.6.1 e anche due o tre, forse di più, ragionamenti. Come vi ho detto, iOS 18 su questo iPhone 15 Pro e iOS 17.6.1 su iPhone 15. Nuovi sfondi per iOS 18 che possono essere anche personalizzabili. Questo è lo stile dinamico che cambia sempre. La possibilità anche di andare a modificare le shortcut qui in basso. Vi faccio vedere, andiamo a togliere e poi aggiungere. Nel cerca nei controlli possiamo aggiungere qualsiasi cosa, fotocamera, e ci inserisce la fotocamera. Io in realtà torno con la torcia perché preferisco e mi sono abituato e sempre trovato bene così. Vedete questo colore arcobaleno, una novità su iOS 18, quindi invece di andare a selezionare i classici colori, beh, possiamo andare a selezionare questo colore arcobaleno, comunque multicolor. Tastini che reagiscono qua sulla cornice, ve lo faccio vedere nel dettaglio, vedete quella sorta di icona con lo spostamento della cornice. Guardate, molto molto carino. Se andiamo poi sulla home possiamo personalizzare tutto quello che vogliamo. Ora i widget sono più particolari. Questa raccolta smart può essere, guardate, ingrandita o rimpicciolita, ingrandita o rimpicciolita, come vogliamo. Sempre nel tasto modifica possiamo andare a personalizzare le icone. Personalizzazione che si trova già da tempo su Android, l'hanno fatto in stile un pochino più Apple. Sono sempre stato un grande fan del tema scuro. Ora possiamo cambiare, passare dal tema chiaro, come su iOS 17.6, al tema scuro. Possiamo renderlo automatico oppure di default scuro. Tramite questo sole, vedete, possiamo andare ad abbassare le luci, quindi la luminosità, sullo sfondo che abbiamo impostato per dare più tridimensionalità e profondità proprio a tutto il sistema. Guardate qua, tutto in bianco. Con questo slide possiamo andare a cambiare i colori, guardate, e qua ovviamente la saturazione del colore. Secondo me così è molto molto minimal e carino. Possiamo però poi anche andare a personalizzare le dimensioni delle icone. Lui va semplicemente a renderle più grandi togliendo il testo. Quindi vedete voi, a me in realtà piace molto perché lo conosco già il mio layout che utilizzo da tempo, però se volete tenere il testo dovete tenere le icone piccole. Vi parlo anche di centro di controllo, un veloce confronto con il centro di controllo di iOS 17.6.1. Abbiamo l'aggiunta del tastino per spegnere il telefono o per andare ad aggiungere eventuali pagine, perché sì, abbiamo un centro di controllo multipagina. Possiamo rendere tutto come vogliamo, sempre con la stessa ottica di personalizzazione, per esempio, che troviamo nei widget, e poi andare a inserire tutte le iconcine che vogliamo. Aggiungi un controllo e guardate quanti controlli ci sono, quante icone che possiamo inserire nel centro di controllo. Una piccola critica: se io volessi ritornare su questo layout, quindi non il primo bensì il secondo, perché ho bisogno sempre di tenere questo piuttosto che il centro di controllo, beh, non posso rimanere lì. Oppure se volessi tenere sempre il layout della musica, quando tiro giù la tendina, quindi il centro di controllo, non rimango lì. Ve lo faccio vedere subito. Io ora vorrei andare sul centro di controllo a mettere in play e pausa la canzone, beh, non posso, perché comunque mi ritorna sempre sulla prima delle tre pagine che io ho impostato. Stessa cosa per la luminosità. Io ho bisogno del controllo della luminosità immediato, diciamo, qui, lo voglio qui, vorrei che ci fosse questa pagina perché l'ho utilizzata precedentemente quando tiro giù la tendina. Beh, però quando vado a tirare giù la tendina si ritorna sempre alla prima pagina. Piccola critica, secondo me ci si poteva pensare. Una cosa molto interessante è la possibilità di andare adesso a richiedere il Face ID per determinate applicazioni. Possiamo anche andare a nascondere determinate applicazioni. In questo modo, ogni volta che vorrò entrare su Instagram, lui mi chiederà proprio, con grande Vasco Rossi, proprio l'autenticazione tramite Face ID. Un piccolo ma grande ma è che questo, diciamo, blocco col Face ID non vi permette però di andare a visualizzare i pop-up delle notifiche delle applicazioni. O per meglio dire, il pop-up esce fuori, però non esce fuori il contenuto della notifica. Quindi, sinceramente, io ho inizialmente messo tutto con Face ID e ora sto risbloccando tutto perché il pop-up con le notifiche mi interessa. Non mi va di andare a cliccare sull'icona, entrare quindi nell'applicazione, sbloccare quindi l'applicazione per visualizzare una notifica quando posso visualizzarla immediatamente. Controllo vocale, un controllo vocale che ci permette di usare la voce per gestire appunto il nostro iPhone. Molto interessante soprattutto su CarPlay. Faccio vedere velocemente che cos'è il controllo vocale. In questo caso vediamo che è attivo perché abbiamo l'indicatore qua blu. Open musica. Open Google Maps.
Controllo vocale o comandi vocali però che non sono ancora utilizzabili con la lingua italiana. Possiamo anche andare a personalizzare i comandi, quindi andare a inserire una frase che poi ci porterà come se fosse una scorciatoia ad un comando preciso che andremo a selezionare noi tramite l'azione e o l'applicazione. Ho parlato di Apple CarPlay, quindi andiamo a vedere quelle che sono le nuove funzionalità mentre siamo al volante. Se andiamo su impostazioni, nuovo CarPlay, diciamo, ci dà nuovi sfondi. Sfondi che riprendono iOS 18. Abbiamo quello nero classico che sto utilizzando io e tanti altri. In più, una volta impostato lo sfondo, possiamo andare sempre su impostazioni e la voce, andando in basso, accessibilità, troviamo due nuove funzionalità: il controllo vocale e il riconoscimento suoni. Se clicchiamo sul riconoscimento suoni, vedremo che la macchina, in realtà il telefono, può riconoscere vari suoni, come per esempio le sirene di un'ambulanza. Quindi per chi magari ascolta musica, io non so quanto possa funzionare, perché ovviamente con la musica, il casino della musica, cioè, non lo sentiamo noi, non lo so, sarà da testare, sarebbe da testare. Ecco che arriva la notifica con la foto profilo, in questo caso. Quali sono le previsioni per stasera a Firenze? I servizi meteo prevedono tempo nuvoloso a partire dalla sera a Firenze. Quanto fa 78.321 per 48? 78.321 per 48 fa 3.759.408. Trova il mio zaino. È nelle vicinanze. Faccia suonare zaino di Davide. Apri Waze. Mi dispiace, ma non posso farlo mentre sei alla guida. Apri Maps. Quale app vuoi? Google Maps. C'è stato un problema, riprova. Apri Musica. Quale app vuoi? Musica. C'è stato un errore, riprova. Siri migliorato. Miglioramento. Ricordami di prendere le chiavi quando esco dalla macchina. Ok, ho aggiunto prendere le chiavi per la prossima volta che ti disconnetti dalla tua auto. Rimanendo sempre in un contesto di guida o comunque quando siamo a bordo di un'autovettura, possiamo andare a vedere la nuova funzionalità nella voce movimento su accessibilità. Vedete che su iOS 18 abbiamo più impostazioni. Il riduce movimento lo conosciamo già, ma sotto la voce riduce movimento abbiamo questo mostra indicatori di movimento nei veicoli, che può essere selezionato in modo automatico sì oppure no. Vedete che qui sotto a sottotitoli per non udenti abbiamo una nuova voce, feedback aptici musica. Se ci andiamo a cliccare sopra e andiamo a impostare i feedback aptici musica, beh, cosa succede? Quando andiamo a riprodurre una canzone, possiamo vedere qua un, adesso in questo caso non disponibile perché sto registrando lo schermo, ma se clicchiamo sopra quando andremo ad ascoltare una canzone, il telefono emetterà delle particolari vibrazioni che seguiranno il ritmo della canzone. Una funzione che può essere bella ai primi due secondi, però bisogna ragionare sul consumo della batteria e soprattutto anche un po' la scomodità di avere questo telefono che vibra ogni volta che ascoltiamo la canzone, magari anche appoggiato sul ripiano. Boh. Adesso possiamo andare a registrare un video con la musica sotto. Vedete che sotto a registra con effetto cinema su iOS 18 troviamo questo registra suono. Possiamo vedere questa nuova voce, consenti riproduzione audio. Ovviamente andate a fleggare questa voce e di conseguenza possiamo fare un video con una musica di sottofondo senza che venga stoppata. E finalmente, ma vi faccio vedere di più. Se andiamo su fotocamera ora, possiamo andare a fare un video e metterlo in pausa. Puoi riprendere magari con un'altra angolazione e metterlo in pausa, con l'uso di uno zoom e metterlo in pausa. Una funzionalità veramente veramente molto comoda che su iOS 17.6.1 ovviamente non avevamo. Vedete che manca proprio il cursorino e secondo me è una figata che ci permette di andare a registrare clip video, beh, già fatte praticamente. Com'è? Pieno. Beh, però. E allora? Addirittura.
Un'altra novità molto interessante è che possiamo andare a cambiare la velocità del video cambiando il frame col quale lo abbiamo registrato. Avete visto che cambia, c'è una sorta di slow-mo qua. Io ho registrato in 4K 60 e qua ho detto ad iPhone di mettere in 4K 30. E quindi va a ridurre del 50% la velocità che poi riparte seguendo i frame rate con i quali ho registrato il video. Altra cosa molto interessante è che adesso posso andare a inserire il flash semplicemente facendo una pressione prolungata, cosa che su iOS 17.6.1 non c'era. Cosa devo fare? Beh, devo andare a cliccare sul flash, tirare sulla tendina e mettere magari su sì. In questo caso non c'è bisogno di questo doppio passaggio perché avete visto, con una pressione prolungata possiamo andare a digitare e inserire il flash non in modo automatico o non attivo, bensì in sì. Quindi lo vogliamo subito senza andare a fare questi due passaggi. Molto interessante. Parlando di luce, quindi di flash, abbiamo una nuova impostazione proprio per quel che riguarda la torcia. Per chi ha la Dynamic Island possiamo andare a impostare la torcia seguendo una personalizzazione diversa. Vedete qua la differenza. Su iOS 17.6 potevamo andare a cambiare l'intensità della torcia e buona lei. Su iOS 18, beh, possiamo, guardate, andare tramite l'interazione con questa animazione a cambiare sia il fascio luminoso, quindi la ampiezza della luminosità della torcia, sia la sua potenza. Veramente, veramente molto interessante. Questa è una di quelle cose che fa l'effetto wow. E ovviamente possiamo andarla anche a spegnere. Abbiamo poi una nuova applicazione Password. Questa applicazione è veramente molto interessante perché ci permette di andare a raccogliere tutte le password che abbiamo salvato sia da una parte che dall'altra in un'unica applicazione. Se andiamo sull'impostazione batteria, su ottimizzazione della batteria, qua rinominato in carica, possiamo trovare questa nuova impostazione. Impostazione che ci permette di andare a impostare un caricamento massimo in base a una percentuale che noi andiamo a selezionare. Su iOS 17.6.1 il limite massimo era 80% e non poteva essere personalizzato. Mantenete sempre il caricamento ottimizzato per salvaguardare batterie dell'iPhone che soffrono, ragazzi, a mio parere, perché la mia capacità batteria, tra l'altro, calata di un 1% proprio dopo l'aggiornamento, dopo 480 cicli, vabbè. Però mettete questo caricamento ottimizzato, ma insomma, io di andare a sfruttare il mio telefono con una ricarica non al massimo, la vedo sempre una questione un po' particolare. Ne ho parlato anche nella recensione su iPhone 15 Pro dopo un anno. Sicuramente fa bene alla batteria, però lo stiamo limitando, cioè nel 2025 dobbiamo andare a limitare un telefono da 1.370 euro. Ma la figata numero uno è finalmente la possibilità di andare a chiamare un nostro contatto tramite il tastierino. Guardate, io se clicco e voglio chiamare Mauri, clicco il 6 perché c'è la M, il 2 perché c'è la A, devo cercare la U, devo cercare la R ed ecco qua, vedete, Mauri. Cosa che se invece vado a fare da questa parte e voglio andare a chiamare Alice, per esempio, clicco sul 2 perché c'è la L, c'è la A, pardon, clicco sul 5 perché c'è la L, clicco sul 4, vedete che qua non succede niente. Finalmente, questa veramente è l'impostazione, guarda, bastava anche soltanto questa. Poi abbiamo l'applicazione foto completamente rinnovata. È stato fatto veramente un lavoro super, anche se non ho capito, o almeno non mi piace così tanto, questa visualizzazione secondaria. Mi spiego meglio. Se io vado su una foto, vedete, in questo caso ho l'anteprima, sì, ma la foto già tutto schermo. Qua invece, per avere la foto tutto schermo, devo andare a cliccarci sopra e in questo caso non ho più le foto in sovrapposizione, quindi non ho più tutta la libreria foto. Un passaggio secondo me in più che può essere utile, però per ora non ho trovato questa grande utilità. Comunque un'applicazione foto veramente ridisegnata che ci va a raggruppare tutte le foto per i nostri giorni recenti, ci va a creare degli album riguardo a quelli che sono le nostre persone che abbiamo salvato nella parte dei contatti, ci porta e ci evidenzia una raccolta, poi abbiamo i ricordi, i viaggi, foto in primo piano e qua tutti gli altri album. Parlando invece di navigazione su internet, Safari ci dà la possibilità di andare a leggere la pagina senza distrazioni. Una iconcina che ci permette di andare a nascondere le distrazioni. In che modo? Magari non vogliamo vedere questa prima pagina, che può essere anche una pubblicità, ma anche un'immagine, come in questo caso. Io vado a cliccarci sopra, vado su nascondi e via.
anche qua, nascondi e via, con un'animazione molto carina tipo Avengers. Un'impostazione molto comoda, soprattutto per le pubblicità. Vedete, questa è una pubblicità, anche questa in realtà, io faccio nascondi e me la elimina. Faccio nascondi e me la elimina. Molto comoda, molto interessante, però sarebbe ancora meglio se facesse tutto in modo automatico. Modalità di lettura che può essere personalizzabile. Possiamo mettere uno sfondo grigio, nero, bianco, questo qua è una sorta di beige oppure bianco. Possiamo ascoltare la pagina ma anche andare ad aumentare i caratteri. Ho trovato alcuni bug in questo periodo di uso di iOS 18 che adesso vi faccio vedere. Vedete che qua c'è una schermata bianca. Io avevo inserito la modalità di lettura ma nulla da fare. Schermata bianca e ci ho riprovato, niente da fare. Qua il sito, non so se è stato un bug, poi ovviamente spero e immagino risolveranno. Per quel che riguarda invece la tastiera, io ormai ci ho perso le speranze, non abbiamo il tastierino numerico direttamente sopra ai caratteri, vedete? Cioè dobbiamo sempre andare a cliccare qua per richiamare i numeri. Però abbiamo una tastiera che, diciamo, riconosce e accetta sia il linguaggio inglese che italiano. Vedete qua sotto N, IT. Qua dall'altra parte invece dovevamo andare a selezionare la tastiera in altre lingue. Nel mio caso, se clicco sulla parte del mondo qua, posso andare a mettere italiano inglese oppure italiano. Italiano inglese, quindi molto carina, però per chi utilizza la tastiera come me, quindi con uno swipe tipo distrazione, ecco, distruzione oppure gremlin, genio. Quindi comunque, adesso non si è capito forse da questa illustrazione, però è una tastiera che, siccome riconosce la lingua inglese, tramite questa modalità di scrittura, di inserimento di testo, tende a sbagliare perché ovviamente ha tanti più vocaboli, perché è una lingua proprio inserita in più, quindi è meno limitata ovviamente per quel che riguarda solo e soltanto il vocabolario italiano. Spero di essermi fatto capire. Tastiera però che probabilmente non lagga più. Vi dico probabilmente perché in questa settimana di utilizzo non ho più trovato quei lag dove, quando andavi a digitare velocemente, si andava a buggare. Vedete che in questo caso, scrivendo così veloce, beh, la scrittura è rimasta fluida, cosa che non succedeva a volte su iOS 17.6, che invece andava a bloccarsi, a buggarsi. Quindi per ora questo bug è stato risolto. Concludiamo questo video parlando di due questioni finali, ovvero questione connessioni, quindi tutto quello che riguarda il Bluetooth, la connessione dei dati mobili, il Wi-Fi, eccetera, eccetera, e l'autonomia. Per quanto riguarda le connessioni, sto notando dei rallentamenti. Non so se riguarda la mia compagnia telefonica, ma ho sentito anche da altri che hanno aggiornato il loro iPhone ad iOS 18 che molto spesso si bloccano i video o perde la connessione. Anche il Bluetooth a volte tentenna, quindi probabilmente devono aggiustare ancora qualcosina. Per quanto invece riguarda l'autonomia, non ho notato scariche o drain eccessivi, diciamo, però sicuramente nel primo momento in cui si va ad aggiornare un telefono, conclusioni affrettate non si devono fare, perché sappiamo che abbiamo dei processi in background proprio dovuti a questo nuovo aggiornamento e quindi al nuovo iOS 18. iOS 18 che, beh, mi è piaciuto, ha portato tante nuove novità, possibilità di andare a personalizzare, ha aggiustato anche qualche lag, qualche bug. Secondo me un aggiornamento veramente ben fatto, ancora deve aggiustare qualcosina, ma che una volta ingranato deve essere considerato riuscito. Non è riuscita però l'impresa di varcare i confini italiani da parte di Apple per quel che riguarda la Apple Intelligence. Apple Intelligence che forse davvero, e lo spero tanto, arriverà, immagino, non prima dell'estate del 2025, quindi, beh, non ci resta che sperare. Questo è tutto, iOS 18, Davide Biffi, ciao e ci vediamo al prossimo video.